vaccinazioni anti-Covid-19. Coraggio. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono la mamma di un bambino disabile grave, vorrei prenotarmi per la vaccinazione. Allora, attualmente non c'è disponibilità per i familiari, signora, ancora non ci danno disposizione. Dobbiamo attendere se ci potete chiamare domani e vediamo se abbiamo disposizioni. Noi non vorremmo che queste vaccinazioni dei caregiver, che sono già previste dai primi di marzo, cominciassero a essere attuate a giugno. Nella stragrande maggioranza dei casi questa cosa non è accaduta in Sicilia e vi sono moltissime difficoltà. Mi scusi, ma state già prendendo invece le prenotazioni per la categoria 2, quindi dai 70 ai 79 anni? Certo, sì, sì, quello sì. Ok, quindi ci hanno scavalcati praticamente. Ho un bimbo appunto disabile a 5 anni, non può essere vaccinato direttamente, per cui ho inviato più volte mail alla Fiera del Mediterraneo, perché il nostro hub, diciamo, referente di vaccinazione è quello. Ho inviato almeno 7 mail e a tutte praticamente ho avuto una risposta in automatico. Mi spiegano che nel caso di genitori, tutori o affidatari di minori, ed è appunto questo il mio caso, avrei dovuto mandare un'email con la richiesta vaccinazione convivente minori non vaccinabili. Ma se voi vedete nell'oggetto vaccinazione convivente minori disabili non vaccinabili. Le assicuro che l'helpdesk Fiera è assolutamente soverchiato, sepolto da mail che non riescono a smaltire. Infantile, una tetraparesi con componente distonica, è ipovedente, ha una nutrizione parenterale per PEG. Non è disabile una persona, è disabile tutto il nucleo familiare. Io ho altri due bimbi, siamo tutti disabili perché le limitazioni che ha questo bambino ce le abbiamo noi, cioè sulle nostre spalle. Io non ho due gambe, io ne devo avere quattro perché devo portarlo in braccio, non ho due braccia ma ne devo avere quattro. Io parlo per lui, io guardo per lui, io devo interpretare tutti i suoi bisogni. Ci sono genitori che da oltre un anno vivono col terrore. Ogni notte io mi sveglio e controllo la fronte del mio bambino se ha la febbre, al di là del coronavirus. Quindi immaginate adesso quanto vengono amplificate le nostre ansie e le nostre paure. Io non voglio scavalcare assolutamente nessuno. Io, secondo le tabelle, categoria 1 elevata fragilità, categorie 2 persone comprese tra i 70 e i 79 anni. Perché allora la categoria 1 è ferma e la categoria 2 sta andando avanti con le prenotazioni, anche con le vaccinazioni? Noi come Regione Sicilia facciamo i cartieri. L'unico limite è stato dato al fatto che non abbiamo avuto la disponibilità di vaccini. La fila dei soggetti immunodepressi? Assolutamente sì. Ma se fossi stata invece il familiare di un immunodepresso, un trapiantato, rientrerei? Uguale. No, ma è solo relativo al CAP che ho inserito io o riguarda tutta la regione Sicilia? Tutta la regione. Se c'è stato un problema sulla mail, io vorrei capirlo. Il diritto di essere vaccinati, perché per i caregiver è un diritto, passa attraverso la possibilità di fare la voce grossa. Sì, di fatto viene disatteso. Non possiamo vivere in un paese nel quale se tu stai a Belluno, a Firenze, a Caltanissetto, a Palermo, a parità di situazioni, il trattamento sanitario in generale e la vaccinazione in particolare subisce tempi e modalità diverse. Non è normale. Dove finisce il principio di uguaglianza? Cioè non è mai cominciato.